Abbiamo tutti una storia da raccontare, ma quello che ci rende uno diverso dall'altro non è come finisce questa storia, ma piuttosto da dove è cominciata. Tu credi che io e Catherine abbiamo un futuro? Beh, perché no? Lo sai che lei è cattolica? Sì! Tu lo sai chi sei? Sei il buddy di Belfast, qui ti conoscono tutti. Tutta la famiglia si prende cura di te. Fai il bravo, e se non puoi fare il bravo, fa attenzione. Saperlo ti darà sicurezza. Vogliamo ripulire un po' la comunità. Non vorrai essere l'unico diverso della nostra strada. Tocca alla mia famiglia e ti uccido. È colpa di quelli della nostra parte. Non c'è una parte nostra e una loro della strada. O almeno prima non c'era. Viviamo in una guerra civile. Adesso è il momento di pensare a un nuovo inizio. La mamma dice che se attraversiamo il mare, lì non capiranno come parliamo. Non è un problema. Sono sposato con tua nonna da 50 anni e non ho mai capito una parola di quello che dice. Tu cosa vuoi? Io voglio che tu e la nonna veniate con noi. È la religione, è questo il problema. Allora perché ci mandi in chiesa? Altrimenti tua nonna mi ucciderebbe. Non siamo mica sordi qui, eh? Come faccio a lasciare Belfast? Tutti gli vogliono bene e si prendono sempre cura di loro. Belfast sarà ancora qui quando tornerete. E tu? Non andrò in un posto dove non potrai trovarmi. Gli irlandesi sono nati per emigrare. O nel resto del mondo non ci sarebbero i pub. Tu che cosa vuoi? Voglio con me la mia famiglia. Voglio te. Tu lo sai chi sei. E dovunque tu andrai, e chiunque diventerai, questa sarà sempre la verità. Fai il bravo. E se non puoi fare il bravo? E se non puoi fare il bravo, fa attenzione.